La prima domanda che vorrei fare quindi a Carla Maria Russo è proprio questa, cioè cosa significa prendere, studiare la storia, farla entrare in sé e trasformarla in racconto? Che tipo di lavoro è questo lavoro che caratterizza la sua produzione letteraria? Sì, benissimo, buongiorno a tutti voi, grazie di questo invito, sono felice e onoratissima di essere qui. Io arrivo alla storia da un percorso letterario, io insegno italiano e latino nei licei, il mio approccio alla storia è un approccio letterario, partito da dove? Partito dalla mia grande passione per, intanto il mio approccio letterario è un approccio sicuramente di grande attenzione al contesto storico. Ma comunque il mio è un approccio letterario perché parto dal mio grande interesse per la Divina Commedia e quindi il desiderio di approfondire un carattere preciso, protagonista preciso della Divina Commedia che ha avuto su di me una grandissima presa e che è Farinata del Duverti. Quando ho avuto oltre alla Firenze dantesca di quell'epoca, eccetera. Quando ne ho avuto l'opportunità ho cominciato a fare studi approfonditi sulla Firenze di quell'epoca e in particolare sulla famiglia Uberti. Una famiglia particolare, una famiglia ghibellina che è stata quindi perdente perché hanno vinto i Guelfi, che aveva questa figura eroica di Farinata degli Uberti, e andando a studiare questa storia sono andata a studiare la storia non sulla storiografia, cioè sugli storici che scrivono la storia, i famosi saggi, perché su Farinata non ce ne sono. La famiglia è stata dai Guelfi fiorentini condannati alla damnatio memoriae, cioè degli Uberti si doveva perdere tutto, anche il nome. Non ce l'hanno fatta perché Dante ha dedicato a Farinata degli Uberti delle terzine meravigliose che lo hanno reso eterno, invece che distruggerlo. Però su di lui è stata operata una distruzione, sulle sue case è stato costruito Palazzo Vecchio, le memorie, i documenti, è stato tutto distrutto. Quindi sono stata costretta ad andare alle cose, quelle che gli storici chiamano le fonti primarie, cioè gli storici più o meno quelli. E lì ho scoperto il retroscena della storia. Ho scoperto il retroscena della storia, quello che gli storici, che naturalmente operano delle scelte quando ci raccontano e ci fanno i loro saggi, quello che loro ignorano. Ignorano che cosa? Tutto ciò che a loro avviso, giustamente, non ha un forte fondamento, e ignorano soprattutto i sentimenti e le passioni che non sono materia di studio oggettivo. E io invece ho scoperto quanto era vera la frase di Croce: ogni storia vera è sempre storia contemporanea, ogni storia vera è sempre storia contemporanea, ed è il segreto della letteratura. Perché noi leggiamo e ci appassioniamo e troviamo modernissima l'Iliade? Perché è la storia vera, tocca i sentimenti dell'uomo. Pensate all'addio di Ettore Andromaca sulle porte Scee, pensate lui, giovane guerriero, capo, che deve lasciare sua moglie e suo figlio e andare in battaglia e non sa se tornerà. Ricordatevi quanto è umano, toccante, commovente quell'addio, e applicateci la fotografia di oggi, quella scena che c'era su tutte le televisioni, soldato ucraino che saluta la moglie col bimbo piccolo che piange e lo colpisce perché non capisce perché il padre si sia vestito così e debba andare via. E lì l'uomo è sempre l'uomo, il dramma di salutare, di dire addio alle persone che ami, il tentativo di trattenere. La letteratura è questo, la vera storia è questa. L'Iliade contiene storie vere, cioè storie di passioni, di amori, di tradimenti, di ambizioni, ogni tipo di sentimento umano, e quindi è storia vera che è sempre contemporanea. Cosa vuol dire contemporanea? Che parla l'uomo di sempre, perché l'uomo possono cambiare i contesti, ma il suo cuore è sempre questo.